Abbiamo voluto cominciare da questo luogo, un colle 260 metri sul livello del mare, perché ci aiuta a comprendere bene il luogo dove siamo e anche come l'uomo ha interagito con l'ambiente e come le tradizioni, come la cultura sono diventate parte della storia di questo popolo. Matera, capitale della cultura 2019, il Pollino, Viggiano con le sue tradizioni sacre e culturali al tempo stesso, l'Agri, il Sinni, il mare. Veramente siamo in un luogo dove il vento aiuta la meditazione, la contemplazione aiuta la riflessione e predispone lo spirito verso la bellezza. E ora la meta del nostro camminare, perché questo noi siamo. Noi siamo pellegrini nel tempo e nello spazio. Noi siamo cercatori di verità e di bellezza. Ecco perché siamo qui al santuario di Santa Maria Regina di Anglona. Siamo qui per compiere questo viaggio alla scoperta delle tradizioni, della storia, della cultura, della spiritualità, della forza che qui possiamo trovare. Ci troviamo ad Anglona, provincia di Matera, frazione di Tursi. Alle mie spalle i calanchi, che così caratterizzano questo tratto della Lucania, e in fronte a me il Marionio. Siamo sul colle di Anglona, un colle sacro, un colle dove recenti scavi archeologici hanno trovato tracce di sepolture antichissime, secoli e secoli fa. È il periodo della Magna Grecia, è il periodo dove qui sorgeva Pandosia. Una città importantissima, una città che si sviluppa molto grazie alla vicinanza con i fiumi Agri e Sinni, grazie alla concomitanza della Piana della Conca d'Oro, una città al centro di tanti traffici commerciali, una città che vede la distruzione d'opera dei Romani nel primo secolo, durante le guerre sociali, ad opera di Silla nell'81 a.C. Anglona piano piano recupera e si trova da sempre in un luogo di confine. Anglona diventa terra di confine tra la Chiesa Latina e la Chiesa Greca, terra di confine tra la cristianità e i saraceni. Significativo questo aspetto del confine tra Chiesa Latina e Chiesa Greca, perché se volete è proprio all'origine del santuario di Santa Maria Regina d'Anglona, nell'VIII secolo. È appena terminata la furia iconoclasta. Leone III, imperatore che siede a Costantinopoli, nel 725 ordina la distruzione di tutte le immagini sacre, perché svierebbero la tradizione, svierebbero la vera religiosità, la vera fede. Ma il buon senso delle persone, la cosa più diffusa in natura, come sottolinea Cartesio, il buon senso delle persone, o meglio il sensus fidei del popolo, corre ai ripari e spinge le persone, i semplici, a nascondere le immagini sacre per poi riprenderle in un secondo momento. In questo contesto, nell'VIII secolo, appena terminata la furia iconoclasta, un pastore ritrova, poco distante da qui, un'immagine sacra. È l'immagine della Madonna. È l'immagine che ancora oggi, in altra forma, in altra veste, veneriamo qui al santuario di Santa Maria Regina di Anglona. Nel 1369 un gigantesco incendio distrugge tutto quanto. È la fine di Anglona, ma qui la storia non si arresta. Qui, come in altre parti, in Lucania, in questa terra splendida, è storia di uomini, ma anche storia di Dio, storia del sacro. Il santuario di Santa Maria Regina di Anglona è dedicata all'antività della Beata Vergine Maria e quindi la festa liturgica è l'8 di settembre. Ma la festa, festa di popolo, festa di tradizioni, festa di costumi, festa di tutto l'abitato di Tursi, di Anglona e degli abitati circostanti, comincia molto prima, quasi ancora prima della novena stessa. Pensate che nei giorni della festa, attorno all'8 di settembre, 20-30.000 persone salgono su questo pianoro per dire loro grazie alla Madonna. E in quei giorni, in antichità, ma ancora adesso, le madri sogliono usare di vestire con l'abito della Madonna le proprie figlie, per sottolineare la richiesta di protezione. I contadini, a seconda di dove il vento sposti l'abito, la veste e il manto della Madonna, traggono auspici, favorevoli o sfavorevoli, per l'anno che viene. Questo perché i contadini, forse più di ogni altro, sanno capire come la storia sia un'interazione tra Dio e l'uomo, tra il sacro e il profano. E ora come pellegrini, che si muovono per dare una risposta alla propria domanda di senso, o che cercano
moderni cercatori della verità, la bellezza e l'assoluto, ci muoviamo in cammino e andiamo verso la meta del nostro andare, in questo caso il santuario di Santa Maria Regina di Anglona. Siamo dunque davanti a Santa Maria di Anglona, Santa Maria Regina di Anglona, il santuario. Questa è la meta del nostro cammino e della meta della nostra ricerca. Come potete vedere, la costruzione risale a secoli e secoli fa. Probabilmente in questo luogo già esisteva un edificio sacro risalente al VII-VIII secolo. Secondo gli studi più moderni, questo edificio sacro, questo nucleo preesistente, dovrebbe essere la cappella del Santissimo Sacramento, che poi visiteremo. La datazione dell'edificio attuale, che noi possiamo ammirare, sembra, secondo i moderni studi, risalire a due fasi differenti, una prima fase alla fine dell'XI secolo, una seconda fase per tutto il XII secolo. L'edificio sacro, il santuario, è preceduto da un profilo, con volta crociera, sorretto da quattro colonne. L'arco è decorato con motivi a zigzag, mentre sopra l'arco vediamo cinque bassorilievi. Al centro l'agnello, il Cristo, ai lati i simboli dei quattro evangelisti. Nel 1543 una bolla di Papa Paolo III Farnese sancisce l'unione di Anglona a Tursi e la diocesi divenne diocesi di Anglona-Tursi. Nel 1976, in seguito alla riformulazione dei confini delle diocesi, venne creata la diocesi di Tursi-Lagonegro, nella quale ora ci troviamo, la diocesi dei due mari, perché il territorio spazia dallo Ionio al Tirreno. E Anglona divenne solamente sede titolare. Esiste ancora dunque un vescovo di Anglona, ma senza territorio. All'ingresso facciamo la nostra conoscenza con il rettore di Santa Maria di Anglona, Don Saverio Zorzi. Buongiorno Don Saverio. Benvenuti a questo piccolo angolo del paradiso. Paradiso della natura, perché abbiamo questo angolo verde in mezzo a queste calanche, a questo paesaggio lunare, in mezzo a queste piante di olivo, a queste rose. Angolo del paradiso per la cultura, perché qui dove siamo da 3.000 anni c'è segno di civiltà, di umanità, ma anche piccolo angolo del paradiso spirituale, perché ci troviamo nella casa di Maria che come madre accoglie a tutti i suoi figli. E grazie per la sua accoglienza e quindi assentriamo nel santuario. Grazie a voi, buona giornata. Eccoci all'interno dell'edificio sacro. Mentre ci avviciniamo e dunque pronti a rendere omaggio a colei alla quale è intitolato il santuario a Maria Regina di Anglona, possiamo notare ai nostri lati un ciclo iconografico. Questo ciclo risale al XV secolo. Sono raffigurazioni di santi della Chiesa d'Occidente. È importante questa distinzione, perché come dicevamo prima, siamo sempre in una terra al confine tra Oriente e Occidente. E questo lo notiamo alzando gli occhi e vedendo le raffigurazioni che sono al di sopra. Sono scene tratte dall'Antico Testamento e sono scene che hanno una profonda influenza, quantomeno greca, dal momento che attorno ai personaggi ritratti notiamo i nomi in greco dei personaggi stessi. Qui a basso invece vediamo ritratti santi della Chiesa Latina, Santa Lucia, Sant'Antonio, San Rocco, San Giovanni Battista. Ho indicato solo da questa parte, perché purtroppo a seguito di un non ben precisato sisma o devastazione del XIV secolo, tutto quello che era sulla parete da questa parte è andato perduto. Quasi tutto, ci rimane la testa del Cristo Panto Creatore, là in alto, e là l'accenno di un altro affresco. Concentriamo la nostra attenzione dunque su quello che vediamo da questa parte. Si rimane colpiti dalla bellezza di questi affreschi che risalgono all'XI-XII secolo. Vi voglia di parlare sottovoce per lasciare che il silenzio che domina l'esterno del santuario e che si riverbera anche all'interno di queste navate abbia il suo spazio e ci conduca e ci muova alla riflessione interiore. Quello che emerge di novità sono alcuni particolari che non sono molto usuali nell'arte del tempo. Ad esempio, Adamo che contempla, seduto su una collinetta, il paradiso perduto. Ed ancora, altri temi che sono ricorrenti in questo ciclo iconografico. Passiamo sotto, ad esempio, e guardiamo la costruzione dell'arca, le mogli dei figli di Noè,
l'episodio della Torre di Babele, della costruzione di Torre di Babele, l'ospitalità di Abramo e così via. Sono scene che muovono lo spettatore ad una riflessione e contemporaneamente ad apprendere. È la Bibbia Pauperum, la Bibbia dei semplici, dei fedeli. Ci troviamo nella Cappella del Santissimo Sacramento. Per i fedeli è il luogo più sacro, perché siamo alla presenza del Signore. Se volete, per chi è nell'ambito di un pellegrinaggio, questa è la meta. Questo dovrebbe essere ciò che esisteva su questo luogo tanti e tanti secoli fa. Questo percorso, nel bello e nel vero, nella cultura e nella tradizione di un popolo, si sta per concludere. Abbiamo rivissuto le tappe che hanno scandito la creazione del santuario di Maria Regina di Anglona. E ora è tempo di rendere il nostro omaggio alla Vergine. Di qui sono passati umili devoti e devoti umili, grandi personaggi, Papa Urbano II, il Papa del Concilio di Menfi, il Papa delle Crociate è passato di qua, si è fermato e ha pregato. Come loro, con tutta l'umiltà di questo mondo, anche noi ci avviciniamo alla meta del nostro pellegrinaggio. Maria, Regina di Anglona, a lei è dedicata questo santuario, in questa che è stata la cattedrale della diocesi di Anglona. Questa immagine non è ovviamente l'immagine originale, quella da cui è partito tutto, dal cui ritrovamento dell'VIII secolo è partito tutto. È un rifacimento perché l'oblio dei secoli ha anche perso quelle fattezze originali, ma grazie ad un ritratto del XII secolo possiamo dire come questa raffigurazione ne ripresenti i tratti salienti, questa immagine che ricorda caratteristiche bizantine, questo braccio proteso in avanti della Madonna, quasi a voler abbracciare e comprendere tutti, il bambino Gesù quasi seduto sulle ginocchia in atto di benedire i pellegrini. Questa è la sintesi del nostro pellegrinaggio, tutta questa bellezza, tutta questa certezza, tutta questa verità, tutta questa costruzione progressiva che è stata fatta è un omaggio continuo delle genti e dei popoli della Lucania, di questa magnifica terra sospesa tra cielo e terra.